Amici e amiche di Nano TV, ben ritrovati da Paolo Fusco. Guardate dove mi trovo, in una delle più belle e grandi piazze di Napoli. Stazione centrale, treni, una piazza rifatta ormai da diversi anni, da grandi stazioni, davvero un punto nevralgico della città partenopea. Seconda puntata di Vita da Boss, vi do qualche indizio. Passiamo dal legno, dai fratelli Esente che ancora salutiamo, protagonisti della prima puntata, al dolce e al salato. Riuscite a vedere un po' dietro di me quelle luci, qualcosa che vi dà un po' l'idea di quello che andremo a fare, di chi andremo a intervistare? Non avete ancora capito, forse ve lo mostro meglio, vi do un altro indizio, venite con me. Allora, avete capito perché dolce? Questo è un indizio bello, forte, luminoso. Venite un attimo con me, guardate. La bontà di Napoli. Caffè, paste, un'eccellenza napoletana. Aspettate un attimo che sta squillando il telefono. Sì, pronto? Maestro, stai arrivando, allora ti aspettiamo, ti aspettano gli spettatori di Nano TV. Tra un po', a Vita da Boss. E allora, eccoci, food hall della stazione, uno snodo fondamentale di Napoli Centrale. Il nostro ospite è al di là del vetro, venite con me, andiamo a conoscere. Eccolo, avete capito chi è? Antonio Ferrieri, cuori di sfogliatella, dal legno al dolce. Andiamo così. Grazie di questa accoglienza. E allora, Vita da Boss, seconda puntata a inizio con Antonio Ferrieri, presidente Confabi e ideatore, presidente e creatore di Cuori di Sfogliatella, un marchio davvero enorme di Napoli, un pezzo di napoletano. Andiamo a sentire il suo racconto, venite con noi. Allora, amici di Nano TV, ben ritrovati, spero che vi abbia fatto piacere quello che vi abbiamo mostrato, era un modo per presentare questo grande pezzo di Napoli e napoletanità, Vita da Boss, seconda puntata. Entriamo nella vita, quasi nelle case, oserei dire, delle persone, dei grandi imprenditori partenopei che hanno fatto e dato lustro a questa città da decenni ormai. Stasera io sono, come vi ho presentato, con Antonio Ferrieri, e saluto di nuovo Antonio, buonasera. Buonasera e benvenuto a Vita da Boss. Una chiacchierata è quello che ti ho chiesto e ti ringrazio innanzitutto della disponibilità che ci hai dato tra i mille impegni che hai. No, grazie a te della visibilità che mi stai dando, sicuramente è un piacere. Piacere mio, anche perché questo è il nostro quartiere, tu rappresenti un'eccellenza, quindi ho voluto partire dal nostro quartiere. Diciamo che mi vuoi bene, stai esagerando nei commenti. No, no. Antonio Ferrieri, classe 55, possiamo dire ai nostri telespettatori, la tua esperienza, la tua saggezza da decenni ormai fanno parte di questa città. Nato in questo quartiere, in una parte molto particolare di questo quartiere, Forcella, no? Per quale abbiamo splendido ricordo da giovane. No, io non ho mai rinnegato le mie origini, ne sono orgoglioso chiaramente di essere partito dal basso. Io vengo da una famiglia povera. Considero che noi eravamo sette figli di noi, si mangiava il primo di giorno e il primo di sera perché non avevi la possibilità per poter fare un secondo. E se non te lo mangiavi c'erano i tuoi fratelli, che se lo mangiavano loro e di conseguenza saresti rimasto digiuno. Ed ecco, veramente era una sopravvivenza. Però fortunatamente io ho vissuto in un quartiere povero, vengo da Forcella, nel mitico... Dico Scassacocchi, che abbiamo conosciuto davvero, la parte del centro storico fondamentale. Sì.
Considera che quando noi ce ne siamo andati ad abitare di là, che io avevo 7-8 anni, per la mia famiglia andare nel Palazzo Lupino della Maddalena in via Annunziata era un grosso salto di qualità. Veramente, all'epoca in quel palazzo stavano tutte persone, non era come adesso, purtroppo con gli anni è degradato tanto, però all'epoca veramente stavano delle famiglie che per bene, delle famiglie che dei lavoratori e degli imprenditori. Negli anni 60, 70, professionisti, dei grossi professionisti stavano in quel palazzo. Poi purtroppo con gli anni quel palazzo è andato a finire, io sono 35 anni che non ci abito più, ormai fortunatamente abito a Bomera. Ho cercato sempre di migliorare nella mia vita, andando sempre avanti, insomma, portando i miei figli in società sicuramente sempre migliore a quello che ho vissuto io. E parleremo anche delle figure importanti dei tuoi figli, Enzo e Carmela, che sicuramente sono un pezzo della tua vita, della tua grande azienda, di quello che hai fatto. Tuo padre, questa figura che già in quegli anni, come raccontavi, estrema povertà, questo padre che portava avanti 7 figli, no? 1000 attività. Mio padre era uno che nella sua vita ha fatto 1000 mestieri, era uno che culturalmente non aveva una grossa preparazione, però aveva un intuito commerciale alto. Papà era uno che non si vedeva mai avvilito, chiaramente se qualcosa non andava bene, immediatamente subito ne inventava un altro mestiere. E questo, su questo principalmente ci ha dato un grosso insegnamento, perché ci ha fatto capire che tu devi credere principalmente in quello che fai, perché se non credi tu non lo riesci neppure a trasmettere agli altri. Ma mi dicevi nel privato che papà, nonostante questi 1000 sacrifici, lo ripetiamo, che a nonni particolari, ci ha sempre tenuto alla tua istruzione, alla vostra istruzione. Papà e mamma in particolare, che mamma più di papà era molto severa, e sono state delle persone che a noi, a tutti i fratelli, avrebbe preferito che tutti quanti fossero andati a scuola. Però purtroppo in quell'epoca i miei fratelli più grandi, purtroppo non per demerito, ma sono stati costretti a lavorare e di conseguenza hanno dovuto limitare gli studi. Io ero tra i più piccoli, io e l'altro fratello Gianni, quello che stava a Milano, e papà su noi ha puntato molto di più. Difatti lui ci teneva che io, chiaramente, meno male, fossi andato a scuola. Infatti io gli detti la soddisfazione di diplomarmi rispetto agli altri fratelli. Una magistrale, insomma. Sì, sì. Sono riuscito durante il periodo militare a andare a fare l'ufficiale dell'arma dei carabinieri. Hai un bel ricordo, no? Sì, anche di sicuramente, quegli anni. Sicuramente un bel ricordo di quegli anni, però è stato un periodo molto travagliato, perché è il periodo che uccisero Amor. E questo, diciamo, un po' mi impaurì, un po' non era la vita che io desideravo. Difatti dopo i 15 mesi decise di... Scappasti via. Papà, del quale abbiamo raccontato, ma possiamo immaginare che cosa sia stato, no? Dai tuoi occhi, dai tuoi racconti di vita, che ci siamo fatti anche molte volte in privato traspare questa enorme stima che tu e i tuoi fratelli avete avuto per tuo padre, per i ricordi dei sacrifici che ha fatto. Mi hai raccontato di una, prima della sua dipartita, no? Che vi ha segnato profondamente, ha segnato te, ebbe però questa geniale intuizione, no? Che papà cambia un po' la questione. Papà è morto giovane, è morto a 57 anni, quando veramente aveva finito meno male di travagliare nella sua vita ed era arrivata ad un equilibrio economico, ad un equilibrio commerciale. Considera che papà ha fatto 1000 mestieri, alla fine dopo tanti anni decise di mettersi nella ristorazione, perché giustamente ebbe il pensiero di dire che quando arriva l'ora di pranzo purtroppo è un'esigenza di vita e di conseguenza ognuno deve mangiare. Se tu fai
un lavoro e lo fai con una certa professionalità, sicuramente hai dei buoni risultati. E di fatti aveva visto bene, io mi ricordo che ero piccolo, io dico sempre, io ho respirato farina da piccolo, io ho iniziato a lavare i piatti con papà e ne sono orgoglioso, perché papà diceva sempre, tu devi fare la gavetta, perché il giorno che tu potresti comandare, se non lo sai fare sicuramente non saprai neppure comandare, perché probabilmente se comandi male, una volta ti stanno a sedere, la seconda volta non hai lo stesso potere, chiaramente, di potere. Quindi un insegnamento forte che ti diceva di partire dal basso per poi arrivare a quello a cui lui mirava che tu arrivassi, e poi racconteremo ovviamente questa storia, quel ristorante a Via Torino che cambiava un po' la vostra vita. Sì, papà mise un ristorante chiamato La Pappone, non per in senso disprezzativo, ma era un nomignolo che aveva da piccolo perché era grassottello lui. Non, e questo ristorante, veramente, da quando papà mise questo ristorante, cambiò un po' la nostra vita. Perché, però premetto che noi venivamo da un periodo veramente di grossi dolori. Io ho perso una sorella di 15 anni e papà, considero mia sorella morì in 3 giorni, veramente ci cambiò enormemente la vita, ma sia commercialmente che proprio la vita quotidiana. Tu consideri che mamma a volte non la trovavamo di sera in casa, la dovevamo andare a prendere fuori al cimitero. Veramente abbiamo passato dei periodi non belli, però comunque un raccolto forte di Cassini, anni giustamente forti. Perché la vita continua in quei momenti, lo è ancora oggi. Io dico forse non lo è per tutti, ma il padre soprattutto in quegli anni era un punto di riferimento, quindi la sua mancanza sicuramente è stato una fase devastante della tua vita. Comincia questa esperienza, inizi già a sentire che nel tuo sangue quasi scorre questa voglia della ristorazione. Arrivi... Quando c'era papà, io ero il classico figlio di famiglia, veramente. Tu considera, andando a scuola, qualsiasi cosa, papà se ne interessava. Con la morte di papà, e te lo ripeto, papà è morto giovane, io ero ancora ragazzo, mi sono trovato chiaramente di fronte ad una realtà, mi sono dovuto giustamente scorciare le mani, perché ho capito che nessuno ti regalava niente. Di conseguenza, se tu non facevi tu un qualcosa, sicuramente. E iniziai, nonostante ciò che veniva da una famiglia di ristoratori, con una gastronomia che era più il settore salato gastronomico. Ecco, la ricordiamo, un locale strategico già fuori la stazione centrale, nevralgico. Quindi... ci fu l'occasione, chiaramente dopo la morte di papà, di prendere quest'altro locale, dove il locale storico dove attualmente io ho fondato Cuori di Sfogliatella internamente. Questo locale a me ha dato delle soddisfazioni enormi. Pur perché il primo punto vendita, pur perché essendo che si trovava di fronte alla stazione il prodotto più venduto erano le sfogliatelle, perché le sfogliatelle, tu devi sapere, è un prodotto che forse il napoletano non lo mangia tanto ed è un peccato, e questo mi ha fatto sempre rabbia. Però in qualsiasi posto tu lo porti, quando lo devi regalare, in qualsiasi città è sempre ben accettata, perché veramente è un prodotto di tradizione, che è un marchio napoletano, che veramente fa una bella figura. A qualsiasi ceto sociale, chiaramente, tu lo regali. E io, quando ne vendevo tante, avendo pure altri locali, che io stavo in via Financiera, stavo in piazza Teresa e Trento, stavo sotto Palazzo San Giacomo, avevo un altro locale a Bomari, in via della città. In altri locali ne vendevo poco di sfogliatelle, nonostante ciò che lavoravamo, ma facevamo un altro tipo di lavoro. Io ho fatto catering per molti anni. Dopodiché, chiaramente, in Piazza Garibaldi, cioè in Piazza Garibaldi, qua ne vendevamo molto. Ed era un peccato. Io dissi un giorno, vicino a mia moglie, io devo far ritornare la curiosità al napoletano di mangiare le sfogliatelle. Capitò una volta che io, facendo un buffet di benvenuta a Corte del Leone, stavamo facendo un matrimonio, di conseguenza
mi inventai la sfogliatella salata e la prima sfogliatella salata la feci con astici e zucchini internamente. Allora era già un'innovazione. Sì, sicuramente è un successo enorme in quel buffet. Addirittura si trovò un giornalista del Mattino che mi fece un articolo che io tengo ancora conservato, perché veramente quell'articolo, diciamo, in certo senso mi è servito, perché decidemmo che astice e zucchino non era vendibile perché costava troppo internamente, e di farlo con un prodotto che avesse ugualmente una qualità alta ma con un costo un po' molto più contenuto, e decidemmo un prodotto di tradizione. E la prima sfogliatella tra tutte quante quelle che abbiamo iniziato a vendere nei locali è stato con il maialino nero di Casetta più i friarielli napoletani nostri. Chiaramente questa sfogliatella è stata copiata da tutti quanti, ma la cosa bella è che ognuno si alzava la mattina e si dava la paternità di questa invenzione. E all'inizio, io avendo questo articolo del Mattino, chiaramente, giustamente mi sentivo male quando vedevo queste cose, mentivo queste persone, però oggi alla fine, fortunatamente, ringraziando a Dio, tu consideri che le sfogliatelle salate, oggi abbiamo una gamma di 14 sfogliatelle salate, 5 sono state ideate e firmate da 5 chef stellati. La sfogliatelle dolce, abbiamo una gamma di 22 sfogliatelle dolci di vari gusti, molti sono stagionali, pure in base alle stagioni. Nei periodi estivi usiamo molta frutta, nei periodi autunnali chiaramente non so, castagne, noci e tutte queste. Insomma, un'innovazione, sì, veramente, cioè, che hai creato. E questa, fortunatamente, la cosa bella è che inizialmente stesse persone del mio settore mi criticavano, perché dicevano che io ho bene o male stravolgendo una tradizione. Invece non è vero, io dico sempre che l'innovazione serve perché dà ossigeno alla tradizione, altrimenti la tradizione muore. Difatti, fortunatamente, con questa innovazione tutti i miei colleghi oggi, oltre che mi copiano, ma nello stesso tempo si è creato un altro filone di mercato. E la cosa bella è che i napoletani oggi sono ritornati a mangiare le sfogliatelle. Questo penso che sia la più grande conquista. Cuori di sfogliatella 87, guardate un po' questo piccolo spot. Siamo ancora con Antonio Ferrieri, patron di Cuori di Sfogliatella, che ci sta un po' raccontando delle belle cose, finora una parte quasi, oserei dire, di saggezza, di nostalgia, che a me personalmente riempie il cuore ogni volta, e so che sicuramente i nostri telespettatori stanno facendo lo stesso effetto. Antonio, in questa varietà ci sono stati enormi riconoscimenti, sarebbe tanti, anche quello che c'è alle tue spalle, del tuo ufficio, e tutto quello che abbiamo mostrato nei tuoi negozi parlano della tua storia, di quello che hai fatto. Ma una cosa molto particolare, a cui c'ero anche io, nel 2018 entri nel Guinness dei primati per la sfogliatella più grande del mondo, ben 92 kg, te lo ricordi? Quello c'è una sfogliatella di 92 kg, dovettimo fare un forno apposito chiaramente per cuocere questa sfogliatella, e veramente fu un bel evento.
Mi ricordo che all'epoca avevamo come Mantellina, Roberta Capo, mi venne a trovare Anna Fenti pure, che fu una bella manifestazione, è stata una bella cosa, io l'avrei potuto fare tranquillamente più piccola, perché non c'era un precedente, però non ho voluto strafare, ma io dico fino a quando c'era la possibilità di poter fare qualcosa di bello, veramente. E tu consideri in quella manifestazione sono venuto più di 3.000 persone e tu c'eri Oh, però lo sicuramente. ricordo. E chiaramente l'abbiamo consumato tutti quanti qui a quella sfogliatella. Quello fu un giorno particolare, quasi un marchio a tutto quello che è stato, quello che hai raccontato, insomma, i tentativi di imitazione. Quanti negozi oggi conta, oltre a questi tre alla stazione, la Food Hall, che è un punto nevralgico, che è aperta da qualche anno, quasi una porta, no, che porta alla stazione, del quale sicuramente tu hai un'attenzione particolare, nonostante i mille problemi come le grandi stazioni nelle grandi metropoli italiane. Ci sono altri negozi in tutta la città, ce ne sono anche a Milano, ce ne puoi parlare? Allora, sì, noi oltre che abbiamo quattro negozi a Napoli, perché quelli là che ti ho raccontato prima, via Financieri, cosa, quando i miei figli si sono allontanati Ecco. da Napoli, io, perché dico, vale più la qualità di vita, chiaramente, vendetti tutti i negozi e mi tenne solo questo qua, al Corso Navara, che è il negozio storico, ed Storico. era pure quello che mi dava la possibilità di poterlo gestire più con facilità e avrei potuto dare un aiuto chiaramente ai miei figli su Milano, in modo che... Però che è successo? Il Carmela, mia figlia, dopo alcuni anni, dopo 8 anni che stava a Milano, e lei faceva comunicazione a Quindi Milano, scelse un'altra strada, scelse come di ritornarsi e dire. disse: "Babbo, io quello che ho imparato lo voglio spendere nella tua azienda". Di conseguenza venne qua, mi ha rivoluzionato un po' l'azienda, sicuramente, perché avendo una mentalità molto più giovanile, molto più tecnologica rispetto a quello, purtroppo io ho un'età, chiaramente sono un po' limitato su determinate cose. Oggi fortunatamente la mia azienda, grazie a mia figlia, è strutturata con un gestionale, insomma è strutturata insomma, un'azienda e La tanto io forza dei rispetto, giovani, di tua sì. figlia rientrata e Enzo invece in questa esperienza milanese da qualche anno. Quando volevo concludere, quando è ritornata Carmela, chiaramente mi ha risvegliato di nuovo, di conseguenza abbiamo iniziato un'altra volta a riaprire dei locali, abbiamo aperto prima vicino al Terminus. Poi abbiamo aperto in via Toleta, sotto la stazione, oggi sta il quinto punto, dovremmo aprire ancora un quinto punto in Campania, non ti dico ancora Beh, non lo dove, ma svegliamo, ci sicuramente sarà c'è Enzo. una nuova apertura. Poi Enzo, mio figlio, si è stabilito dopo alcuni anni che sta a Napoli, io gli avevo destinato un negozio in via Scarlatti tempo fa, un giorno ha deciso di allontanarsi, si è allontanato a Milano, fortunatamente oggi il ragazzo conta 15 pizzerie, ha aperto 15 pizzerie, 7 hamburgerie, ha fatto fusione però con un altro gruppo di Milano e fortunatamente addirittura è entrato un fondo internamente alle aziende di Milano, insomma sta facendo belle cose E sicuramente. sicuramente questo specchio che hai raccontato dei tuoi figli è quello che tu gli hai trasmesso, questa voglia di essere imprenditori quasi di se stessi, sono frutto del tuo sangue, dei tuoi sacrifici, no? Diciamo che all'80% i figli spesso fanno quello che i genitori hanno fatto per una vita intera, poi c'è quel 20% che decidono altre In strade. questo senso sei stato fortunato, dopo un No, periodo di io lontananza. ritengo sono stato fortunato perché ho avuto un cambio generazionale positivo e la cosa che mi fa piacere è che il giorno che non ci starò più, sicuramente la mia azienda continuerà a vivere, dove io chiaramente ho speso la vita intera. Quindi ti senti un uomo fortunato Mi oggi sento un in giorno. uomo fortunato e oggi fortunatamente pure un uomo arrivato, grazie a Dio. Ecco, questa penso che sia la più bella cosa, i tuoi occhi parlano in questo senso. Napoli, questa città come amo definirla, un po' bella e dannata, no? Sì. Per tanti versi. Napoli, la tua, la nostra città,
credi che abbia avuto un ruolo fondamentale. A volte mi hai detto un po' nelle chicche che se forse non fossi stato napoletano, imprenditore a Napoli, forse non sarebbe stata la stessa storia. Sì, io dico, chi nasce a Napoli si deve ritenere fortunata. Napoli, con tutti i suoi problemi, è una città bellissima e abbiamo delle ricchezze che non diamo il giusto valore, ma sono alte. In più, chiaramente, chi ci lavora a Napoli in tutti i settori fa un tirocinio che è talmente alto. Io dico sempre, ripeto sempre le stesse cose, chi si forma a Napoli, quello a bocconi, nel senso che veramente hai un'esperienza di vita che è alta. E io me ne sono reso conto pure quando mi sono andato a confrontare con alcuni imprenditori del nord che sono bravi, bravissimi, culturalmente molto preparati, però sono molto ma molto scemati, ecco, su determinate cose. Diciamo, no? Mentre noi abbiamo un'inventiva sicuramente molto più alta per i tanti problemi. Io mi ricordo che 15 anni fa, quando siamo iniziati ad andare a Milano, loro si lamentavano che stavano in crisi. Io dico sempre, noi siamo sempre stati in crisi, per me la crisi loro è stato oro su Milano, nonna. Quindi Napoli è importante nella tua vita, in quella di tuoi figli, per quello che hai raccontato. Ci sono delle immagini che troppo mostreremo ai nostri telespettatori, che mi è piaciuto quasi di prenderti di nascosto al buio, no? Mentre stavamo preparando questa intervista e questa puntata, io ti ho un po' spiato con le telecamere. E mi è piaciuto molto vedere quanto tu ancora, nonostante la tua età, insomma, il fatto che tu sia un imprenditore arrivato, come ti sei definito, ma sei ancora presente. Giri, questo è un ufficio, ci sono tanti laboratori, no? E mi hai detto sempre che ti piace ancora essere parte di questa vita, di essere vicino ai tantissimi collaboratori, perché fondamentalmente, perché questa è una famiglia, credo che sia un segreto importante. Io ho un rapporto bellissimo con i miei collaboratori, pure perché dico, da solo non siamo in nessun posto. Dico sempre, la bravura di un imprenditore è scegliersi dei validi collaboratori. Fortunatamente io tengo una bella squadra lavorativa, ragazzi che hanno sposato il nostro progetto, ragazzi che vogliono crescere. Sicuramente tu consideri che, mi ricorda tanti anni fa, il laboratorio aveva dei grossi professionisti, però persone che erano, secondo loro, avevano una loro mentalità, una loro logica, probabilmente erano, te lo ripeto, grossi professionisti, ed erano delle persone che determinate cose si facevano solo ed esclusivamente come loro decidevano. Allora, essendo il mondo della pasticceria, il mondo della gastronomia, tutto ciò che gira intorno al cibo, con gli anni cambiano i gusti, cambia proprio l'esigenza del consumatore. Allora bisogna aggiornarsi e stare al passo con i tempi. Un giovane questo chiaramente lo farà e sicuramente ti segue. Una persona di una certa età, facevo fatica chiaramente, non meno male, a portarmi lì, nonostante ciò che io avevo la stessa età allora, però purtroppo non parlavamo la stessa lingua, di conseguenza. Ed ecco, ho puntato molto sui giovani, su ragazzi che io ritengo sono eccellenti. Oggi sono dei validi professionisti, faccio belle figure grazie a loro. Io dico sempre io cerco sempre di farli vivere bene, perché se vivono bene loro sicuramente mi fanno stare bene pure a me. E fortunatamente, diciamo, sono riuscito in questo obiettivo. E loro come dicono, un po' come boss, come persona che gira? Che no, sicuramente hanno un rispetto enorme per la mia figura. A volte io scendo e inizio a parlare eventualmente di qualche innovazione, di qualcosa, diventa sempre un po' terrorizzato. Come infatti una volta in intervista uno di loro disse che io durante la notte, in 8 ore, uno dorme e 7 pesci, invece vi posso assicurare che è tutto il contrario. Però comunque mi fa piacere,
mi fa piacere sicuramente stare sempre sul pezzo, mi fa piacere fargli fare dei corsi di formazione a loro, pur perché io dico sempre la mia ricchezza sono loro. Se loro chiaramente, e non solo la mia ricchezza, chiaramente, però la loro ricchezza sono la loro professionalità. Se loro riescono a essere quanto più professionale possibile, nella vita sicuramente avranno sempre delle porte aperte. Molto bella questa cosa, questo senso di famiglia, lo ripeto, che ha voluto creare. E guardate un po' queste immagini in cui, come vi dicevo, ho beccato Antonio. Mi è piaciuto, questo è stato il mio modo di seguirlo di nascosto, come vi ho raccontato, è davvero una bella scena. Pensate che questo signore, come ci ha raccontato, lo fa davvero dalla mattina alla sera, e questo senso della famiglia, lo ripeto, che lui ha creato con i figli, con tutti i suoi collaboratori, gli fa onore. Credo che un imprenditore debba essere prima un uomo e un essere umano, eh? E Antonio Ferrieri sa restare umano, questa è una tua grande qualità che ti riconosco conoscendoti un po', okay? Gli impegni sono tanti, a beneficenza, abbiamo parlato di quella giornata, sei stato coinvolto, vieni ancora coinvolto in tanti eventi sociali di beneficenza perché sei presente come uno dei grandi imprenditori, e tutte le foto che campeggiano, i premi, i tuoi negozi che abbiamo mostrato ai nostri telespettatori parlano di tutto quello che hai fatto anche nel sociale, e questo ti fa onore. Allora, io dico, io mi ritengo un fortunato. La vita sicuramente mi ha premiato commercialmente e su tante cose, ma pure nella vita familiare, ringraziando a Dio. Di conseguenza, nella vita, secondo me, se tu sei fortunato, devi pensare pure a chi dietro di te comunque meno male ha più bisogno. Io gliel'ho detto sempre ai miei figli che loro debbano essere ambiziosi e guardare avanti. Però non dimenticarsi mai di guardarsi indietro, veramente per chi ha bisogno, per le persone più deboli. Io dico, tutti gli imprenditori, nelle loro possibilità, dovrebbero fare una minima cosa. Una buona azione al giorno sicuramente renderebbe il mondo molto più buono. Frase bella, forte, che non commento e non commentiamo ovviamente perché parla da sola. Presidente Confapi da qualche anno, perché non avevi niente da fare, ti hanno tirato, insomma, in senso buono, dentro a questa confederazione dell'agroalimentare, rappresenti una categoria importante in Campania, questa Campania che da qualche anno, tra mille problemi, così come Napoli, sta però vivendo un boom, no? È un impegno che ti toglie tempo, ma resti un punto di riferimento per gli altri. Sono presidente Campania e consigliere nazionale. È un qualcosa che non volevo fare inizialmente perché il mio lavoro già mi dà tanto impegno, sicuramente, però io amo bene o male il mio lavoro e di conseguenza ho detto, dopo tanta insistenza da parte del presidente, del primo presidente, di alcuni amici che hanno cercato di convincermi a coinvolgermi in questa avventura, ho detto che se posso dare un contributo chiaramente a determinate aziende per la mia esperienza, la posso portare internamente a quella che è l'associazione, lo faccio tranquillamente con molta passione, con tanta volontà sicuramente. Quelli con il quale abbiamo parlato, con il quale ci siamo trovati, insomma, per il lavoro che facciamo a fare, ti vedono come punto di riferimento. Quindi è assolutamente vero quello che dici e la tua esperienza sta facendo tanto, e sicuramente la Campania merita persone come Antonio Ferrieri, con tutto quello che hai fatto nella vita e che abbiamo provato a raccontarvi oggi in questa chiacchierata. Siamo quasi alle fasi finali. Io chiederei all'uomo e ai suoi capelli bianchi, nella sua saggezza, c'è un episodio negativo in questa tua crescita di vita aziendale,
un episodio che credi abbia segnato, o un rimpianto magari, no? Sì, le esperienze negative e degli errori sicuramente se ne fanno tanto. Cioè l'importante è che tu quando fai un errore, poi hai un'esperienza negativa, da quell'esperienza negativa ne ritrae un'altra positiva. E vabbè, ti devo raccontare una delle tante esperienze negative. Tante, lo diciamo ai nostri telespettatori, insomma. No, vabbè, io ti accennavo già un'altra volta, io ho fatto due marchi di tutela, sia della spagnatella che della pastiera. Mi sono impegnato tanto insieme all'associazione pasticciere, poi avevo degli accordi col vecchio presidente dell'associazione pasticciere. Involontariamente è capitato che questo, cioè involontariamente, sfortunatamente, insomma questo presidente durante il percorso che noi facevamo queste cose, cioè ben infatti è finito. Di conseguenza che è successo, gli accordi che noi avevamo fatto, purtroppo l'associazione, nonostante ciò, diciamo l'idea era mia, tutto ciò che non mi è stato riconosciuto, quello che veramente mi aspettavo. Ed ecco, questa è stata una cosa che non mi ha fatto, cioè mi ha fatto male principalmente, oltre che è stata un'esperienza negativa, ma non solo questo, mi ha fatto male perché gli avevo dato veramente l'anima. Tutto questo è sicuramente era una cosa che poi per Napoli sarebbe stata una bella cosa. Tu consideri che tanti anni fa la Bidone fece la pastiera e la chiamò pastiera napoletana. Ricordiamola, ricordiamola. Esatto. Oggi, dopo, avendo un marchio di tutela, questo non è più possibile perché noi abbiamo un gestionale, un disciplinario dove chiaramente si può chiamare pastiera napoletana tutti quanti che fanno quel prodotto con quel disciplinare che noi abbiamo fatto. Certo. Cioè debbano usare dei prodotti campani, insomma non c'è. Beh, questa penso che commercialmente, aziendalmente, questa è veramente una questione. Credi che ci sia ancora onestà, trasparenza nel tuo mondo, nel mondo anche come presidente Confapi? Credi che manchi un po' forse l'onestà dei tuoi tempi? Ammesso che... Ma sicuramente, io non lo so, io mi ricordo sempre mio padre che spesso diceva noi con una stretta di mano e andava più di una carta scritta. Nell'epoca attuale tutto questo non esiste più, purtroppo. Oggi si dice carta canta, non, perché veramente è cambiato molto. Ed è un peccato sicuramente, perché non è cambiato il mondo. Questo senso del tempo che non ti appartiene più, forse non appartiene più. No, non appartiene più, non, però comunque ogni cosa cambia, bisogna adeguarsi. Dietro un grande uomo, hai detto anche, c'è sempre una grande donna, non ricordiamo sua moglie, che sono tra i tuoi figli. Sono stato fortunato di aver sposato una donna, una donna che non aveva, era una donna che era solo andata a scuola, chiaramente eravamo ragazzi tutti e due, abbiamo iniziato insieme. Lei è stata una donna che mi ha appoggiato su tutte le decisioni che ho fatto, pure quando ho sbagliato, chiaramente, perché degli errori sicuramente ce ne sono importante, stati, importante. Ma ha sempre cercato di incoraggiarmi su qualsiasi cosa che facevo. Madonna. E quella mi ha dato una forza enorme. Bella questa parentesi, perché ripetiamo, dentro i grandi imprenditori c'è davvero un lavoro enorme, soprattutto di rapporti umani. Noi salutiamo ovviamente anche tua moglie che magari guarderà questa chiacchierata. Antonio, siamo arrivati alla fine, io starei ore intere a parlare con te perché sei un pezzo di Napoli e di napoletanità. Io ho voluto che Vida la Boss raccontasse la vita, anche un po' di chicche private di voi, e tu sei uno di quelli che dagli occhi e dalle parole dette con la semplicità che solo tu sai usare fa trasparire veramente quei tempi e tutto quello che avete dato ai giovani, insomma. Quindi io ti ringrazio da napoletano, da abitante di questo quartiere, ho il piacere di conoscerti da anni e quindi so davvero la passione che metti, l'innovazione, come abbiamo detto. Grazie.
grazie a te, te lo ripeto, per la visibilità che mi stai dando e grazie a te per l'amicizia che ci lega. Ecco, questa è una cosa bella, l'amicizia che, nonostante un po' di generazioni, sei tu assolutamente da noi. Amici di Nano TV, allora, Antonio Ferrieri, Cuori di Sfogliatella, la stazione, chiunque di noi da ovunque venga in questo paese si è sempre trovato, o magari oggi ancora di più vi troverete a notare questo marchio ed assaggiare questa meravigliosa vastità di prodotti. Maestro, come amo chiamarti, salutiamo gli amici di Nano TV e magari, ecco, noi lo facciamo così, no? Dire, se qualcuno, perché tanti guarderanno questa trasmissione, un caffè, insomma, un gesto di cortesia verso tutti quelli che su Nano TV guarderanno questa intervista. Prego. Sicuramente per me è un piacere accogliere le persone, tutti i clienti che credono in me, nella mia azienda. Se si fanno riconoscere in quell'occasione eventualmente, io avrò il piacere di stringere la mano e di prendere un caffè insieme a loro. E noi ti ringraziamo davvero di cuore di questa bella chiacchierata. Antonio Ferrieri, Cuori di Sfogliatella, la stazione centrale vi aspetta. Noi invece ci rivediamo alla prossima puntata di Vita da Boss. Ciao da Paolo e buona vita a tutti. Thank you.